Io quando sono arrivato a Furore, minuscolo centro di circa 700 abitanti sulla costa d'Amalfi, ho domandato come farebbe chiunque, ma il borgo dov'è? Infatti Furore è stato definito il paese che non c'è, il paese non paese, perché le sue case, le sue chiese, le pochissime piazzette sono letteralmente aggrappate e disseminate sui fianchi della montagna a strapiombo sul mare e non ordinate come di solito uno potrebbe immaginare una casa attaccata all'altra, ma sono sparse. Qualcuno ha scritto come un pugno di coriandoli lungo limoneti e pergolati che scendono da 600 metri fino al fiordo. Possiamo dire che chi viaggia lungo la costiera d'Amalfi non è in grado di scorgerlo. C'ero andato qualche anno fa a ritirare un premio e di Raffaele Ferraioli, che di Furore è stato sindaco per 35 anni, mi aveva molto incuriosito un suo libro sui temi del turismo del territorio, Il viandante alla ricerca dell'altrimenti e dell'altrove. Ferraioli in quell'occasione mi ha anche raccontato di una disperata e commovente storia d'amore che ha visto protagonisti in questi romantici scenari quel miracolo di attrice che è stata Anna Magnani e Roberto Rossellini, regista famoso in tutto il mondo, che avevano scelto, pensate, Furore come loro nido d'amore. Complici le prime ombre della sera e il mare che cominciava a tingersi di viola, i due sparivano tra le insenature e tra i silenzi delle notti d'estate. Ma Anna era troppo gelosa, forse aveva ragione, e pronta a scatenare questo indomabile impulso ad ogni minaccia. Quella volta però, per l'ultima scenata di gelosia, lui si rifiutò di raggiungerla e lei partì, lasciandolo per sempre. Consigliabile una rilassante passeggiata tra i muri dipinti, sono opere realizzate da pittori e scultori provenienti da tutti i continenti, lungo la tortuosa strada che collega l'abitato, una suggestiva galleria d'arte all'aperto. Ma anche per chi volesse provare un pizzico di avventura e un minuto e mezzo circa di adrenalina allo stato puro, c'è il volo dell'angelo o zipline, anche in formato tandem. Ai buon gustai ci pensa nella sua antica locanda la mitica Erminia, formidabile interprete da una vita della tradizionale cucina tipica. Eccola all'opera con tre piatti locali, dunderi di minori con provola e pomodorini del Piennolo, quelli che si appendono, vermicelli alle vongole con foglie di capperi e zeste di limone, cioè le bucce, limone sfusato amalfitano. Ferrazzuoli alla nannarella, e questo è un affettuoso omaggio a Anna Magnani che amava questi sapori, con pesce spada affumicato, pinoli, rucola, uva passa e pomodorini. Parlando dei vini del territorio, estremi ed eroici, Luigi Veronelli, una delle figure più prestigiose e rappresentative del giornalismo enogastronomico, li definiva vini che sanno di roccia e di mare. A Furore anche il prezioso nettare riesce ad entrare nell'anima. Per chi ama l'arte, la Cappella Margherita nella chiesa di San Giacomo, con i preziosi affreschi di scuola bizantina, e nella chiesa di Sant'Elia la pala quattrocentesca di Antonello da Capua, raffigurante la Madonna fra San Bartolomeo e Sant'Elia.